Benvenuti al secondo episodio di Trattori Storici Fiat. Siamo nel 1980, un momento di grande dinamismo per la Fiat Trattori. È appena uscita la famosa serie 80 e la casa torinese primeggia nel mondo con i cingolati e i modelli a doppia trazione. La serie 80 fa volare le vendite, ma allo stesso tempo invecchia il design della serie Nastro d'Oro. La Fiat è quindi costretta a fare un investimento di 35 miliardi di lire per rinnovare la serie dei pedanati, che vedrà la luce nel 1982 con la sigla 66. La mascotte di questa serie era il 466, dotato di motore 3 cilindri da 2,6 litri, che erogava 54 cavalli. La serie 66, definita i giornalieri, fu anche la prima gamma completa a nascere con la carrozzeria terracotta, che sostituì lo storico arancione chiaro a partire dal 1981. E voi lo sapete perché fu cambiato colore? Ve lo dico io. I motivi sono sostanzialmente due. Il primo è legato alle nuove normative contro l'inquinamento. Infatti, il pigmento arancione era molto inquinante a causa dell'alta presenza di piombo e cromati. Il secondo è un motivo di immagine. La Fiat voleva dare un'impressione di costruttore full liner, in grado di fornire anche macchine da raccolta e finagione, come Eston e Laverda, acquisita a metà degli anni 70. E questi erano marchi offerti storicamente con due tonalità di rosso differenti. La scelta del colore terracotta è di fatto un mix tra questi tre colori. Parliamo ora della serie 65 che vediamo qui. Con il rinnovo dei pedanati si dovettero rinnovare anche i cingolati, che andarono a sostituire i gloriosi 455, 55 e 605. La gamma era composta da 4 modelli, da 54 a 78 cavalli. Stesso cofano dei ruotati, squadrato e ribaltabile, stessi motori, trasmissioni e sollevatori. Ci sono molte differenze rispetto ai Nastro d'Oro, ma la più importante era il nuovo posto di guida, un'inedita semi-piattaforma, sospesa e isolata dal motore e trasmissione, per contenere al massimo rumore, vibrazioni e polvere. Ecco, vedete il sedile a poltroncine ammortizzato idraulicamente, i poggiabraccia avvolgono l'operatore per trattenerlo nelle pendenze laterali. Davvero un concetto rivoluzionario di cingoli per quell'epoca. Sentiamo adesso i 68 cavalli di questo 665C con i suoi 3500 cm3 di cilindrata. Ecco, vedete, la trasmissione rispetto ai Nastro d'Oro è passata da un 6+2 a un 8+4 con opzione super riduttore. Facciamo un giro. Questa serie fu praticamente l'ultima a essere commercializzata con il marchio Fiat, in quanto nel marzo del 1983 vedrà la luce Fiat Agri. Un anno dopo lanciarono al posto della serie 80 la mitica serie 90, la più amata. Ma questa è un'altra storia. Per oggi abbiamo finito, grazie di essere stati con noi, iscrivetevi al canale per non perdere i nostri video e lasciateci un commento. Alla prossima!